più. La tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Un ristorante cinese di Busto Arsizio, comune della provincia di Varese, ha deciso di candidarsi al Consiglio Comunale per la lista civica Busto al Centro in vista delle prossime elezioni amministrative, motivando la scelta con queste parole: è giusto che anche noi cinesi impariamo a sentirci a casa e dare il nostro contributo alla vita politica. Ma lei alle urne voterebbe mai per un cinese? Ma dipende da quanti anni è residente in Italia, dalle sue conoscenze della lingua italiana, delle leggi italiane. Di per sé la cosa non mi darebbe fastidio. Quindi non ha un pregiudizio a priori, diciamo? Assolutamente no. Certo, se è appena arrivato dalla Cina, magari no. Ma se si presenta vuol dire che è cittadino italiano. Certo, infatti in questo caso lo è, cittadino italiano da più di 30 anni. Quindi. È un problema, è automaticamente cittadino italiano a tutti gli effetti. Noi quando siamo in America come immigrati non votiamo, quindi non c'è nessun impedimento in questo senso. Ma sì, se dimostra di avere tutto ciò che serve per poter portare avanti la cosa, perché no? Quindi non c'è un pregiudizio alla base? Ma zero, meno proprio. Penso che chi non va avanti con la testa, pensando che comunque ormai si è sempre più globalizzati, resta indietro lui. Il problema è suo, non è quello della persona formata che prova a portare avanti qualcosa di buono. Sì, hanno gli stessi diritti, sono persone come noi. Però qualcuno sostiene che cinese in Italia significa anche commercio illegale, sfruttamento dei lavoratori ed evasione fiscale. Cosa ne pensa? Sì, allora l'Italia significa mafia e corruzione in tutti i paesi dove siamo andati. Allora cosa vuol dire? Smettiamo di votare in Argentina, in Brasile, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia perché qualcuno è un delinquente? Quindi la cosa non è pregiudizievole minimamente. Penso che, non si possono dire parolacce, penso che sinceramente siano menti vecchie che semplicemente non sono pronte a un'evoluzione, quindi bisogna essere in grado di avere il cervello per andare a passo coi tempi e pensare che non è più come 50 anni fa, o ci adeguiamo noi o se no ci schiacciano e ce ne fanno bene. Penso che non tutti i traffici sono loschi dei cinesi, ci sono, come detto, persone per bene, persone che... cioè che non rispettano la legge, punto. Ok, quindi lei voterebbe? Sì. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.